Luigi, ma vogliamo aprire un po' più di scuole per i bambini piccoli, li togliamo dalla strada, dai vicoletti, no? Ciao. Cosa si può fare per sottrarre i bambini non scolarizzati alle strade e quindi intervenire al posto delle famiglie quando esse falliscono? E appunto come si può fare per toglierli dalla strada e dargli un futuro migliore, dare loro un futuro migliore? Mi chiedevo come si possa fare per aiutare le mamme lavoratrici o studentesse come me che hanno possibilità a volte di poter lavorare o di studiare dal momento che non hanno la possibilità appunto di avere degli asili nido comunali, pubblici, che possano in sicurezza mantenere i bambini, visto la loro carenza, la carenza delle strutture e la carenza ovviamente di denaro per sopportarle. Bella domanda questa sulle scuole, ovviamente ci vorrebbero le risorse, ci fa piacere che il Presidente del Consiglio abbia detto che le scuole sono una priorità, speriamo che all'annuncio seguano i fatti e che quindi noi potremmo avere dal governo le risorse, perché per aprire una scuola ci vogliono le risorse. Però quello che sembra incredibile è che anche in un momento storico in cui il Comune di Napoli è senza risorse, noi siamo andati in controtendenza, aprendo alcuni asili nido, altri li inaugureremo a breve, finanziando addirittura realizzazione di scuole nuove, penso alla scuola liceo di Pianura che abbiamo deciso di realizzare in quel quartiere e soprattutto i prossimi due asili nido che sono in costruzione. Quindi siamo assolutamente favorevoli alle politiche in cui la scuola diventi sempre di più un punto di riferimento. Non a caso abbiamo potenziato, lo dico sempre, in un momento di crisi economica, non è una litania, ma per far capire quanto è forte la volontà, abbiamo potenziato la refezione scolastica, dove si fa lo scodellamento, dove ci sono prodotti molto più salutari per i nostri figli. Siamo molto favorevoli al fatto che le scuole possano aprire il pomeriggio, possano avere attività anche collaterali e stiamo anche favorendo l'allargamento di spazi pubblici, penso agli interventi che sono stati fatti in alcune criticità di scuole, penso anche al regolamento che stiamo approvando a breve in giunta per un miglior utilizzo delle palestre scolastiche, per ottenere anche finanziamenti privati per la manutenzione delle palestre, perché molto spesso basta poco, aggiustare una guaina, sistemare un canestro o piuttosto qualche attrezzo per la ginnastica per poter avere palestre funzionali, quindi ci siamo aperti ai privati anche da questo punto di vista.